tutti amici di The Spar. Oggi, grazie al progetto Sapore Nostro Territorio, andiamo a realizzare una ricetta autunnale utilizzando la pera Williams, passo dopo passo The Spar. Poi utilizzeremo anche delle cipolline borretane, il petto dell'anatra e la saba. Non so se sapete cos'è la saba. La saba è un mosto di vino che viene fatto cuocere finché non si riduce e diventa nero, lucido e leggermente dolciastro. Ora prepariamoci subito le cipolle, che è un lavoro molto lungo e brigoso, e poi facciamo le pere. Ora andiamo a pulire le nostre cipolline. Un trucchetto che vi do quando andate a pulire tante cipolle o le cipolline che sono un po' brigose da pelare: andiamo a immergerle nell'acqua, le teniamo qualche minuto nell'acqua in modo tale che poi sarà più facile andare a pelarle. Nel mentre loro si ammorbidiscono un pelino, andiamo a preparare la nostra pera. La pera andiamo a tagliarla con un pelapatate. Andiamo a togliere la buccia esterna e la andremo poi a tagliare a cubettini. Le bucce non buttate, utilizzate per fare, non so, una marmellata. Ho fatto un video con una cialda con le peli delle bucce delle pere. Andiamo a tagliare la metà, andiamo a togliere il torso con un coltellino, utilizzando sempre la parte della punta del nostro coltellino. Ora con un coltello andiamo a farci dei pezzettoni, cubettoni di questa dimensione. Ho scelto questa pera perché è leggermente dura, quindi in cottura terrà molto bene, sarà leggermente croccante quando noi andremo a morderla, non sarà spappolata. Non ci interessa che la precisione del taglio, cerchiamo però di fare più o meno dei cubetti, almeno più o meno tutti quanti della stessa dimensione, in modo tale che la cottura poi sarà omogenea. Ora ci spostiamo sul fuoco con una noce di burro, dello zucchero e delle spezie. Ora in un tegamino ci scaldiamo un pochettino il tegame, una noce di burro dentro il nostro tegamino. Ci prepariamo anche delle spezie, qua abbiamo del pepe, del coriandolo e dell'anice stellata che andremo a utilizzare per cuocere le nostre pere. Sarà un piatto un po' aromatico, con l'anatra stanno, le spezie per me stanno molto molto bene. Facciamo sciogliere il nostro burro, andiamo ad aggiungere le pere. Andiamo ad aggiungere dell'anice stellata, del pepe, del coriandolo e giriamo piano piano. Fai attenzione a non far diventare troppo scuro il burro. Ci andiamo a mettere un po' di zucchero, mezza foglia d'alloro e un pizzico di sale. E lasciamo cuocere a fuoco basso le nostre pere finché non diventeranno cotte ma comunque croccanti. Nel mentre le nostre pere cuociono, le nostre cipolline si sono idratate leggermente, così sarà più facile pelarle. Ora partiamo dalla parte della radice, vedete com'è un po' più semplice andare a pelarle. In quanto la pelle si è inzuppata un pochettino di acqua, diventerà meno volatile. Le sciacquiamo. Io adesso vado avanti. Ci rivediamo dopo quando ho finito di pulire tutte le cipolline. Ho pulito le nostre cipolline borretane. Ora carta argentata, teglietta, cipolline, sale, olio, saba e andiamo in forno e le cuoceremo praticamente a una sorta di cartoccio. Chiudiamo bene il nostro cartoccino e andiamo in forno 20-25 minuti al massimo a 150-160 gradi. Ci vediamo dopo. Ora ci dedichiamo invece alla cottura della nostra anatra. Qua abbiamo un petto di anatra femmina, andiamo a mettere sul nostro tagliere,
con un coltello ben affilato andiamo a creare, fare delle incisioni tutta la lunghezza della nostra anatra. Sale bene sulla pelle, sale anche sulla parte della carne. Padella ben rovente, un goccettino d'olio, ma pochissima roba, perché poi dopo l'anatra è già grassa, quindi lo tirerà fuori lei naturalmente. Alziamo bene il nostro fuoco e andiamo a mettere l'anatra subito nella parte della pelle e la lasciamo lì sigillare. Deve diventare bella croccante, scura, non deve diventare nera, deve diventare leggermente dorata. Quando vediamo che la pelle è bella dorata, possiamo girarla e la mettiamo in forno, poi a finire di cuocere per 5-6 minuti e poi la lasciamo riposare. Andiamo a rosolare bene la parte della pelle. Possiamo andare ad aggiungere della salvia, dell'alloro, intanto solleviamo per controllare la cottura. Nel frattempo le nostre pere stanno continuando a cuocere, le nostre cipolline sono in forno. Ok, ora andiamo a girare la nostra anatra, abbassiamo il fuoco, tiriamo su tutte le erbe per notare che non si bruciano e andiamo a mettere del burro all'interno della padella. Abbassiamo sempre di più il nostro fuoco, spostiamo l'anatra dalla parte e iniziamo a fare questo lavoro che è un nappaggio, in modo tale che l'anatra cuocerà col calore del burro, ma il burro non si brucerà e l'anatra non prenderà questo sapore di amaro. Facciamo 5-6 minuti così, dopodiché andiamo a finire la cottura in forno. Ora andiamo a prendere una teglietta, andiamo a prendere la nostra anatra e la mettiamo sulla nostra teglietta con tutte le erbe che abbiamo utilizzato nella cottura e andiamo a finire la cottura in forno. Un'anatra così più o meno 5-6 minuti, 170-180 gradi e poi la lasciamo riposare. Ok, siamo arrivati al momento della cottura, quindi controlliamo le nostre cipolline alla saba, al cartoccio. Devono essere morbide, ma non troppo, ok? Ora ce le trasferiamo in un tegamino con tutta la salsa, mi raccomando, che è la parte più buona, e tiriamo fuori dal forno la nostra anatra. È cotta, deve essere comunque morbida. La lasciamo adesso riposare. Se a casa non avete delle grigliette, potete mettere un po' di carta argentata, in modo tale che tutta l'acqua, tutto il sangue, tutta la parte acquosa dell'anatra scola e non va a impregnare la carne. La lasciamo riposare 3-4 minuti, in modo tale che tutti i succhi ritornano al centro. Le nostre pere sono cotte, sono sempre comunque un po' al dente, ci manca soltanto impiattare e il piatto è finito. Ora è giunto il momento del taglio della nostra anatra. Come vedete che continua a scolare. Ce la posizioniamo sul nostro tagliere. Deve essere rosa. Andiamo a tagliare una bella fetta della nostra anatra. Io direi che la cottura è perfetta. La lasciamo qui ad asciugare. E nel frattempo ci piazziamo i contorni. Andiamo a mettere, togliamo mi raccomando le foglie d'alloro dal nostro piatto. Ci andiamo a mettere 2-3 pere.
ci andiamo a mettere le nostre cipolline. Cotte nella saba. I colori sono proprio i colori dell'autunno. Andiamo a piazzare la nostra anatra a lato del piatto. Andiamo a mettere la salsa della saba ridotta con le cipolle. Diamo sempre un po' di freschezza con una pera cruda. Andiamo a fare due fettine di pera crude che danno un po' di colore e danno anche un po' di freschezza al piatto. Ovviamente due erbette per completare e rendere un po' più bellino il nostro piatto di anatra con cipolline al mosto cotto alla saba, pera e basta, tanto amore. Io vi ringrazio, come sempre vi chiedo, se avete qualche suggerimento, volete farmi qualche domanda, di scrivere qua sotto nei commenti. Vi ringrazio, vi lascio alla prossima ricetta, come sempre da parte mia e da parte di Sderfar, buona giornata e se ricreate questo piatto ditemi cosa ne pensate. Ciao a tutti!